Amici della Pallamano Italiana, buonasera qui al Pala Quadrito di Ardi Aniballi, 2-2. E subito risponde Makhlouf, 3-2. Makhlouf subito di nuovo avanti. De Oliveira, il passaggio al compagno Carceri, De Oliveira, Iballi, c'è il fallo. No, che gli dice Ino, telefonato questo tentativo, e allora riparte Di Benedetto in palleggio verso Makhlouf, che trova il corridoio, prova la virgola, e ancora la virgola, gli piace la virgola a Makhlouf, che porta in vantaggio la Makhachi 4-3 del numero 3 del 4-5. Dall'altra parte Makhlouf pareggia subito. Subito pareggio di Makhlouf. E la Makhachi con Noack. Per Makhlouf. Di Benedetto. Palleggio. Ancora per Makhlouf. Il salto e il tiro. Ancora Makhlouf. 6-8. Bellissimo gol da parte del tunisino, che riporta la Makhachi a meno 2. Ancora Cagnete. Lascia De Oliveira. Per intuisce Makhlouf, Pagnucci, Makhlouf per Ceccardi, Nagavallo, Seini, Ceccardi prova l'incursione, poi Makhlouf bombarda in rete, 8-11, meno 3 della Makhachi con Makhlouf. Nagavallo, Seini, Makhlouf segna il meno 4, 12-16, gran gol ancora del tunisino. Cingoli che ha probabilmente l'ultimo possesso del primo tempo di Benedetto. Makhlouf, il tiro, il gol, Makhlouf, 13-17. Evviva la Makhachi, non vuole mollare. Ultimi 10 secondi. Makhlouf. C'è taglia per Di Benedetto, ancora per Makhlouf, il tiro, Voljovac. Poi Makhlouf sulla respinta ci arriva e se... Valli. Arcieri, fa tutto da solo Arcieri, c'è il fallo, 9 metri e 2 per Ceccardi. Naya Luseini, Ceccardi, Makhlouf verso Ciattaglia e questa volta non sbaglia, 24-31. Fa tutto da solo il numero 20, Sader, poi c'è il fallo. In campo Rossetti la recupera. Allora riparte la Makhachi con Makhlouf. Makhlouf fa tutto da solo e segna, 28-34.